sono ufficialmente tornato a fare video. Però in questo garage oggi manca qualcosa, anche se ci sono un po' di cose in più diverse dal solito. Manca l'Usaberg. Chi mi segue su Instagram sa che l'ho venduta, invece chi mi segue solo su YouTube non lo sa, ma adesso non ho più l'Usaberg. Oggi ci facciamo un giro, devo comprare delle cose, devo fare dei lavori alle moto e successivamente mettere in vendita una e uno due. Poi magari ci facciamo un giro con questo, vi faccio vedere quanto tira un 85. Fatemi sapere nei commenti come si sente l'audio, che mi sono appena comprato il microfonino e voglio sapere per voi com'è. E iniziamo la giornata. Allora, in questo momento sto andando alla Media World, che devo prendere gli attacchi della GoPro per il nuovo casco, che in verità è uno vecchio, solo che quelli di prima mi si sono staccati, quindi mi servono per forza di nuovi. Vediamo se la Media World hanno sti attacchi e quanto costeranno. La mano fa LA, progressa con stiguito con la tuta del Real. Bene, eccoci di nuovo, ho preso gli attacchi, adesso li monto sul casco, perché ho pensato al fatto che se monto subito la GoPro, appena monto gli attacchi, può essere che mentre vado in giro mi si stacchi. Invece se attacco adesso, la colla dello sticker si indurisce già un po' di più, in teoria dovrebbe tenere. Ho scelto di usare questo casco perché come linea mi piace, però questo simbolo qua non lo voglio più. Dunque probabilmente lo dipingerò tutto nero a bomboletta, vedremo. E ho già montato l'attacco in effetti, eccolo qua. Adesso questo lo mettiamo in disparte di qua e oggi devo montare le grafiche di questo YZF. Magari vi starete chiedendo perché ho tutte queste moto qua in garage. Quella, vabbè, targata, lasciate stare, è di mio padre, è un'altra storia. Però per le mie moto è una faccenda un po' differente. In poche parole, in questo periodo acquisto un po' di moto in giro per l'Italia, le sistemo e le rivendo al mio prezzo, onestissimo. Quindi ragazzi, pensate che ogni moto che vedrete qua dentro l'andrò a impennare, ci andrò a fare qualcosa di diverso con ogni moto. Infatti adesso andiamo subito a spacchettare ste grafiche, che sto morendo dalla voglia di vederle, di montarle e di farmi un giro tra poco. Quindi ragazzi, adesso a manetta a montare le grafiche, subito. Come minimo faccio un prima e un dopo, per forza. Comunque questa è la moto, a me piace molto sinceramente. Va abbastanza bene. Abbastanza perché non ho finito di farci i lavori. Le carburare un pelet e poi è a posto. Comunque questo è il prima. Quelle laggiù sono le grafiche e questo è il dopo. Bam, ce l'abbiamo fatta. Cioè in verità ce l'ho fatta, fa tutto da solo come al solito. Adesso tiro fuori una e uno due. Vi faccio ad entrambe le foto, che devo fargli per bene per metterle in vendita, e poi stasera con calma farò l'annuncio su Marketplace e le metterò online. Quindi raga, sapete che un po' di moto le giro, se volete guardare il mio Marketplace sapete come trovarmi, Nicolas Civati. Adesso non scarico più la batteria, porto le due moto fuori, faccio le foto, successivamente andiamo subito a fare un giro con l'85 e poi col 2,5. Bene, questa è fatta, adesso la postiamo, grande Jervis, e tiriamo fuori quella, gli faccio le foto e ci andiamo a fare un giro. Perfetto, ho messo il casco, questo qua invece no, ho messo quell'altro, quello che vi ho fatto vedere nero prima. Comunque sono un c***o di idiota perché avevo nascosto nell'armadio dei caschi, quindi neanche troppo nascosto, il mio casco, quello originale della Fuga, che ha un attacco spettacolare, che gliel'ho comprato poco fa, secondo me è una buona inquadratura. Questo coso qua che esce dal muso. Sono quasi le 5, sono le 4:30, quella la usiamo dopo e adesso andiamo subito con l'YZ laggiù. Yeah. Oltretutto mi sono cambiato pantaloncini corti, maglietta maniche corte per andare in moto. Preciso.
Spero si senta qualcosa, che non devo gridare, o per il vento che si senta poco. Adesso la faccio un po' scaldare e gli faccio vedere che bella bestia è. È un YZ 2,5 quattro tempi del 2008. Gli ho fatto un po' di lavoretti classici come il tagliando, cambio olio, filtro. L'ultima cosa che mi manca è dargli una carburata, perché è un pelo magra e scoppietta ogni tanto. E adesso, in stile da spiaggia, ci facciamo due pene. Raga, spero che si veda bene, perché sennò dopo provo a fare una clip con la Super View, perché questo è 4K 60 fps normale, e secondo me con questo bel tempo Super View spacca. Anzi dai, proviamo a farlo già subito adesso. Non mi entra in folle, non è entrata in folle, ok. Ehi tu, non ho tempo per te. Lui è ancora qua che abbaia. E adesso siamo in Super View. Ciao. E mangerà? Salterà fuori? Tira l'aria. Questa non è l'aria. Questa è l'aria. Accendi la moto. Non siamo in spiaggia, ma con questo stile potrei andare da una senza problemi. Guarda qua, pam pam pam. Comunque il freno avanti, cioè è tutto frenato adesso, non frena niente. La prova sembrava la jungle, e la situazione vicino della jungle. Persa, ci sembra una Wheaton, va tu nel Priston. Sorpasso accentuato. Ok dai, facciamo un piccolino giro nel bosco e poi torniamo indietro. Ma praticamente non sto frenando, sto facendo tutto il freno motore. Ah, i rovi! Rovo pesante, dai! In effetti enduro così, no, non si fa. Non ditemi che è la solita vecchietta. No, non è la solita vecchietta. Gracias. Simpatica signora, molto gentile. Perché raga, c'è una vecchietta qua che credo mi odia. Ho un selfie con lei, però non posso mostrarvelo. Fatemi far cambio, arrivo con l'85 adesso. Fa già ridere così. Raga, l'unica pecca rispetto a un 85 normale, perché sì, 85 anche questa, ma non è precisamente normale, è che cerchi un pelo più piccoli, un po' più grandi del 65, ma non come quelli dell'85. E vabbè, raga, ho la batteria al 10%, quindi adesso si va su a manetta, non so neanche se ho benzina in verità. Rimarremo a piedi? Ma secondo me no, un po' ce n'è. Da un po' che non l'accendevo. Gira stranamente altissima. No, che passa? Scopriamo che cos'ha. Quanto ci scommettete che adesso gli cambio la candela, la moto parte e poi non posso più registrare perché ho tutte le batterie della GoPro scarica. Faccio straveloce, raga. Vediamo se è questo. Se non è questo, esco subito col 2,5 di nuovo. Sì, probabilmente era quello, ma io ho messo un'altra candela che non andava bene, né? Perché dovete sapere che nel mio garage
Al momento non ho candele nuove, ma ho solo candele usate che ho ripulito e magari a volte funzionano di nuovo, ma non funzionava. E vabbè, adesso torno con questa. Ho 2 minuti di video, poi credo non si vedrà più niente, quindi adesso questa parte me la faccio un po' divertendomi. Ci vediamo in cima e poi continuo il vlog col telefono preciso. Porco cane, sassi bastardi! C'è andata male, la GoPro si è scaricata, siamo arrivati in cima. La moto va più che bene, volevo farvi vedere un po' la vista perché spacca, anche se in verità è un po' fosco, però magari molti di voi non hanno questi paesaggi, allora ve li faccio vedere subito. La serata sta procedendo vista garage, è spawnata la moto. Beh, è di un mio socio. Per poter editare il video di oggi. Non so com'è, però ho appena iniziato a farlo ed è 1:15, quindi sarà una lunga, lunga serata. Sì, sì. Questa è stata la mia giornata di oggi. Nel prossimo episodio faremo un altro vlog. Andiamo in giro da qualche parte a raccattare qualche moto e vi vlogo tutta la giornata assieme dove prendo la moto. Iscrivetevi, mettete il like e noi ci vediamo nel prossimo video settimana prossima.